chiamata alla cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello, il piacere del gusto. Gentili telespettatori di Prima, Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che non vi abbandona mai, che vi informa, che vi aggiorna sempre alla nostra maniera, logicamente, e che vi fa poi un po' di buona compagnia. Aspetto quest'ultimo, come osservo io da tanti anni, estremamente importante per chi vi parla e per Prima Free. Quante strumentalizzazioni che ci sono in questo mondo pieno di ipocriti! L'ipocrisia, credetemi, regna sovrana! Un esempio, ne avrei tanti, ma il più lampante è quello che viene dalle televisioni nazionali. Vedono Putin dappertutto, è diventato il demonio Belzebù. Rai, Mediaset, per non parlare della roccaforte rossa, la Stalingrado dei comunisti, la 7 e tante emittenti locali, sono stanco di sentire le solite litanie. Putin dittatore, Putin minaccia la guerra, Putin è il cattivo, Putin è quello da abbattere a tutti i costi. Basta, mi avete rotto i cosiddetti. Se non fosse per qualche giornale autonomo, non si saprebbe mai la verità. Oggi sentivo i vari TG che parlano di Putin come quello che minaccia la pace. Putin, secondo me, ha detto una sacrosanta verità, ha detto attenzione, se quelli della NATO, se i paesi della NATO, fra cui ahimè purtroppo, sfortunatamente, c'è anche l'Italia, vengono in Ucraina e ci minacciano, sarà la guerra. Ha detto bene, uno che viene a minacciarmi, si mette di rimpetto a casa mia. Cosa volete? Che io lo accolgo con i sorrisi. Quindi tutti contro Putin. Allora io mi permetto, nel rigoroso rispetto della verità dei fatti, della mia obiettività e come sempre della mia coerenza, spendo qualche parola perché voi possiate essere informati. Nessun TG ha detto, ha fatto riferimento alle parole della von der Leyen. Allora, questo cosa mi ha fatto capire?
la manipolazione delle notizie. I TG nazionali, locali, la stampa di regime. È come se il governo in carica, in questo caso un governo di centrodestra, impartisse, desse delle disposizioni su cosa dire, su come muoversi, perché sarebbe stato quanto mai opportuno, oltre a riferirsi alla dichiarazione minacciosa di Putin che si difende, di dire qualcosa anche alla preparazione dell'Europa a fare guerra, sempre per evitare di essere frainteso dai miei anonimi sempre presenti all'ascolto. Pregherei la regia del buon Simone di intervenire, perché la carta mi soccorre per farvi capire le idiozie, ripeto, le idiozie, perché di idiozie si tratta, le idiozie della von der Leyen. Nessuno ne ha parlato, ed ecco che interviene Enzo Spatalino ad informare la popolazione. Grazie. Più armi per tutti in Europa. Von der Leyen, non l'ubriacone dell'osteria di Padova o di Rovigo, ha detto: faremo come con i vaccini. L'Unione Europea va verso l'acquisto congiunto di armi. Bisogna mettere il turbo, dice von der Leyen. E ancora, dai, diamo visibilità a questa signora. Von der Leyen prepara l'Europa alla guerra, ha detto, sue parole, servono più armi, dobbiamo produrne come è stato fatto con i vaccini. Non ho parole, e i mezzi televisivi non ne parlano. Sarebbe stato quanto mai corretto, per equilibrare, fa riferimento al dittatore Putin, di quello che vuoi di Putin, ma devi dire anche dall'altra parte cosa si prepara. Ma come? Bisogna fare come con i vaccini. Vedete, perché l'informazione è falsa, è pilotata, è manipolata, è strumentalizzata. E i compagnucci della sinistra sono degli artisti, come hanno fatto con le forze di polizia che hanno preso a manganellate dei ragazzini. A proposito, apro una parentesi, vedete, io a volte mi perdo, dovrei seguire una traccia, ma andando a braccio mi perdo nella selva oscura delle notizie in mio possesso. I ragazzini sono lì perché figli di famiglie sbandate, oppure figli di genitori rossi, compagnucci comunisti, oppure, cosa molto probabile, perché veicolati nelle nostre scuole da tanti, troppi insegnanti che fanno politica, brutti, cattivi maestri, perché fanno il lavaggio di cervello a sti ragazzini. Fate qui, andate là, manifestate. E per l'ennesima volta, pur prendendo le distanze dalla durissima reazione della polizia, ma va detto che quella manifestazione non era organizzata, non avevano chiesto il permesso alla questura. Io non posso andare per la strada a manifestare se non sono autorizzato.
E poi il filmato che si vede è monco, perché avrei voluto vederlo fin dall'inizio, perché sicuramente il commissario di polizia responsabile dell'ordine pubblico in quel momento a Pisa avrà sicuramente, mi taglierei la testa, avrà detto ai ragazzi: allontanatevi, allontanatevi. Questi invece non hanno ascoltato, non hanno raccolto il messaggio del divieto e minacciosi si sono avvicinati. E cosa dovevano fare i poliziotti? Ah, a proposito, compagnucci del merengue, voi che alzate la voce, voi che attaccate questo governo e in particolare le forze di polizia, cosa dite dell'attacco degli squadristi rossi, degli anarchici insurrezionalisti a Torino l'altro giorno? Hanno osato attaccare una macchina della polizia per difendere un soggetto che, ve lo raccomando, che ne ha combinati di tutti i colori e che stava per essere portato via. Ecco, avrei voluto la stessa levata di scudi. Maledizione, siete in malafede, bugiardi, affaristi, falsi. Avete fatto un casino del diavolo per l'attacco esagerato dei poliziotti a Pisa e non ho sentito niente, una virgola, su quello che hanno fatto a Torino gli anarchici. Meno male che il Presidente della Repubblica, bontà sua, ha dato la solidarietà alle forze dell'ordine. Vedete, tutto questo succede perché hanno innescato la miccia della provocazione, del casino, della violenza. Loro non aspettano altro per fare confusione. È una loro strategia, eh? Io da sempre ho riconosciuto alla sinistra il merito, fra virgolette, di organizzarsi e di fare casino. Quindi a quei poliziotti, uno è andato in ospedale, la mia solidarietà. Io avrei sparato in aria: tu mi attacchi, vedo un manipolo di violenti armati di tutto punto e io sto in macchina a vedere che tu mi massacri. Ma io reagisco, poi si vedrà. Avrei come minimo estratto la pistola e sparato in aria, ma non l'hanno fatto, perché con quel casino che hanno combinato per Pisa, figuratevi se qualcuno avesse sparato, sarebbe successo di tutto e di più. Mi fermo una manciata di secondi e poi, in chiusura, alla mia maniera, voglio mandare un messaggio virtuale al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Gommista Walter Dallabona, in via Puotti 61 a Villanova di Camposampiero, Padova. Telefono 049 922 0443.
un artigiano che da anni dà un servizio nel suo settore, dalla vettura di piccola cilindrata, al camion, all'autobus, al fuoristrada, a mezzi agricoli e moto, aperto tutti i giorni, anche sabato pomeriggio su richiesta. Assetti, convergenza e bilanciatura, assistenza 24 ore su 24. Gommista Walter Dalla Bona, via Puotti 61, Villanova di Camposampiero, Padova, telefono 049 922 04 43. Ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free di Internet. Ricordatevi per favore il canale giusto per essere informati. Canale 170 del digitale terrestre. Andiamo in tutta Italia con le nostre rubriche di informazione. Giorgia, io ti voglio bene. Sono anni che ti seguo, hai carattere, però un po' di rispetto per l'Italia. Io capisco, tante cose. Quando eri all'opposizione non guardavi in faccia a nessuno. Ho la ghiacciaia piena di contributi, di notizie che riguardano una più che battagliera, eroica, stoica, coraggiosa Giorgia Meloni. È andata a Roma, sarà andata prima a parlare con Mister Mattarella, il nostro presidente, le avrà fatto il suo discorsetto, le avrà detto: stai attenta piccolina, cerca di camminare nella giusta maniera. Quindi l'ha indottrinata per bene. Poi ultimamente si è persa. Per 10 anni dobbiamo svenarci per aiutare militarmente ed economicamente quel, come lo vorrei definire, in una maniera più colorita, ma mi astengo perché quelli del politicamente corretto mi osservano. Ma posso dire, un comico, un attore nato che sta fregando l'intera Europa, a partire dalla von der Leyen, si chiama Zelensky. Tanti salamelecchi, abbracci di rito e non. Giorgia, ho saputo che domani, 1° marzo, voli e vai a trovare il signor Biden. Capisco, noi siamo schiavi degli americani, e chi non lo dice è un baro, è un falso, è un fariseo, è un buffone. Anzi, prima che mi dimentichi, pregherei la regia, un po' per ridere, umoristicamente, di far vedere questa bella vignetta che ho da mesi in ghiacciaia e l'ho ritrovata per caso ieri sera. Dai, 70 anni fa nasceva la Repubblica Italiana. Vedete la bandiera statunitense, un soldato americano è seduto, un ragazzo che rappresenta l'Italia e che pulisce le scarpe al padrone americano. Questa è una vignetta illustrativa che la dice lunga su quanto noi dipendiamo dagli Yankee. Però Giorgia, mi raccomando, al di là dei baci, bacetti di rito, dai, mi raccomando, non stringere troppo Biden, mi raccomando. Io non so perché tu vada in America, forse a prendere ulteriori ordini, oppure a prendere la pagellina per come ti sei comportata. Vorrei andare io da questo padre eterno per dirgli cosa penso di lui e di quelli come lui, e riaffermerei la nostra autonomia, la nostra dignità secolare che stiamo lentamente smarrendo. Siamo schiavi degli americani, della NATO, dell'Unione Europea. Mi auguro che ritorni con più saggezza dagli Stati Uniti
d'America. Chiudiamo con la foto di rito, dai, si chiude sempre, no? Con la foto del ricordo fra la Meloni e il signor Biden. Avete visto? Ecco, non ho parole. Dai, grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti. A domani il seguito. Un grazie ai miei sponsor. E un grazie per la parte tecnica al nostro Simone in cabina di regia. Arrivederci.